secondo me credo l'ultima aveva corso bene. Partiti a comando, si porta full show nei confronti di Jutuka, al largo di Jutuka Grimilde, poi segue Cielo Rojo, ancora Garlaschelli con in coda Uppercut. Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Full Show che si mantiene in vantaggio. Grimilde ora si propone in seconda posizione al suo esterno, scavalcando Jutuka che rimane in terza posizione davanti a Garlaschelli, con all'esterno Uppercut in coda e scivolato Cielo Rojo. Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Full Show allo steccato e Grimilde al suo attacco. Dietro i due a centropista Jutuka, tallonato da Uppercut. Più indietro segue al largo Cielo Rojo e per linee interne Garlaschelli. A 450 dal palo Full Show sta allungando nei confronti di Grimilde. A centropista si propongono Jutuka e ancora più a largo Uppercut. Siamo a 200 dal palo, Full Show allo steccato, inseguito da Jutuka e Uppercut. Nel tratto conclusivo lungo la corda, Full Show mantiene la meglio nei confronti di Jutuka, che nel finale ci prova con a largo Uppercut. Finale incertissimo tra Full Show all'interno, Jutuka a largo e vicinissimo anche Uppercut. Rivediamo le immagini finali di questa quarta corsa di Agnano con numero 2 Full Show, Samuele Diana in sella, che all'interno ha tentato di difendersi dall'attacco di Jutuka e di Uppercut. Vediamo, è sul palo, probabilmente Full Show ce l'ha fatta davanti a Jutuka numero 4 e Uppercut numero 1, quindi aspettiamo comunque il responso ufficiale. 2-4-1 l'arrivo ufficioso di questa quarta di Agnano.